Attenzione, per favore. Allora, ragazzi, forse noi genitori vi sembriamo un po' egoisti, perché con tanti bei posti che ci sono in Sardegna abbiamo scelto di venire proprio qui. E abbiamo imposto ai nostri figli per vederli crescere e poterli festeggiare come stiamo facendo oggi con Paola. Sì, comunque l'augurio che ti facciamo e che facciamo a tutti voi giovani è che le cose qui rimangano sempre così, eh? Auguri Paola! Vieni avanti tu. Tutti. Tutta la famiglia è coinvolta in questa storia. Che è successo? E non lo intuisci? Sei proprio sicuro di avere la coscienza a posto? Beh, oddio, qualche peccatuccio veniale? No, non si può definire veniale. Non si può definire peccatuccio quello che hai commesso. Io voglio risposte chiare e responsabilità precise. Ma quali risposte se non so neppure quello che ho fatto? Volete dirmi che ho commesso? Vedi, lui è tranquillo. Evidentemente... L'ingegnere è una persona per bene, non veniva a raccontarmi delle balle. L'ingegnere chi? L'ingegnere, lo conosci benissimo. Il padre di Sara. Il padre di Sara? È una storia che riguarda Sara? Riguarda tutti noi, purtroppo. Si è suicidata? Ma che stupidaggini dici? Beh, la prima cosa che mi è venuta in mente. È incinta. E l'ingegnere sostiene che il padre sei tu. Io? Sì, tu, proprio tu. E smettila con questa lagna! Non parlare così a tua madre. E tu smettila di piagnucolare. Cerchiamo di chiarire con calma. Insomma, hai avuto rapporti con questa ragazza? Sì. Rapporti completi, intendo. Sì, un paio di volte quest'estate. Ma se ti sfuggiva? In pubblico. Ah, mentre poi invece in privato... Non mentiva dunque l'ingegnere. E perché poi avrebbe dovuto? Quando è venuto a trovarmi all'università non ha chiesto riparazioni. Se è in quelle condizioni la responsabile prima è lei, così ha detto. Ciò che desidera è il nome per il bambino che dovrà nascere, tutto qua. Un discorso fatto con grande dignità, devo dargliene atto. Sarà difficile negargli questo diritto. Ma sarà poi Maglio il padre? Non dire cretinate! Non sono cretinate. È un dubbio. Cosa? Che razza di dubbio? Sai, quest'estate sono circolate delle chiacchiere. Sono solo pettegolezzi, sciocchezze. Questo devo deciderlo io. Tu ne hai già combinate abbastanza. Forza, deciditi. Insomma, c'è qualcuno che crede che Maglio non sia stato il solo. Non è vero! Silenzio! Qui ci sono decisioni gravi da prendere. Se tu sei il padre... Io non lascerò quel bambino senza un nome. Ma se tu... Sara ha indicato me. Ma il problema è se poteva indicare altri. Papà, dai, non esageriamo. Altri. Un altro, casomai. Ti prego, non fare quel nome. Ti prego, sei proprio un cretino. Fuori questo nome. Io voglio essere in grado di dare un giudizio obiettivo... Ma che aspetti a fare quel nome? Il nome è quello di nostro cugino Alberto. Oh mio Dio, no. Tu conoscevi questa storia. Quindi non erano pettegolezzi. Ma allora il discorso è diverso. Bisognerà parlarne. Eh sì, da mio fratello mi aspetto un parere legale, da Alberto una conferma. È importante per far uscire le nostre famiglie da questa vicenda e col minor danno possibile. Che brutta storia. Ma anche tu, non potevi stare attento. Ed Elena, povera Elena, quando saprà che il suo Alberto... Ma perché c'è bisogno che lo sappia? Quanta gente dobbiamo coinvolgere? Quanta più gente possibile, se vogliamo uscirne noi. Questo è un discorso cinico. Ah, parli tu di cinismo?
ti preoccupi delle mie intenzioni e non di quello che tu hai combinato. E allora preoccupati, perché credo che tu abbia capito esattamente. Se quella è stata con te, e non mi sembri un Casanova, se appena tu hai voltato l'angolo è stata anche con tuo cugino, si può escludere che sia stata con qualcun altro ancora? Se le cose stanno così, perché dovremmo farci carico noi di questa situazione? È ignobile scaricare tutto su Sara. E allora sposatela, se hai questi scrupoli! Caricati il fardello! Anzi, no. Poiché non puoi avere la certezza dell'unica paternità, fai una società con tuo cugino. Non sono ancora permessi i matrimoni societari, ma puoi iniziarli tu. Basta. Basta! Non potete parlare così! Come avrei voluto che ci fosse stata Elena. Ma non la vedo. Ma speriamo che non faccia la caffonata di non venire. Forse si è chiacchierato un po' troppo sull'estate di Elena. Per il fatto di essere andata qualche volta in barca con quello. Ma c'era sempre suo cugino Andrea. Te lo raccomando, quello. Ecco, io non... Poteva risparmiarci questa penosa esibizione, no? Se non altro per un fatto di buon gusto. Caro, non dimenticare che suo nonno era un contadino. Con qualche ettaro di troppo. E siediti, stronza. Ecco, queste opposte tendenze sono proprie della vita industriale e commerciale. Hai visto? Neppure la più piccola reazione. E lei non lo sta neanche ascoltando. Sei venuta qui per farsi vedere con lui. E la sua scena l'ha fatta. Guarda i nostri parenti, sembrano i Capuleti Montecchi. Tu ci scherzi. Ma dai miei quello di stasera sarà considerato uno sgarbo. E non lo è. Io per conto mio le avrei già rotto il muso. E perché? Io lo capisco, Elena. Prima quella squallida storia con Sara. Poi la lunga assenza di Alberto. Si è stancato. Di queste cose i tuoi ti cacciano di casa. E io sarò costretto a sposarti subito. Bravo, complimenti davvero, eh? Ma hai capito qualcosa? Niente. Ma era bellissimo. Ma come, se era di una chiarezza esemplare. Lo vedi? Sempre pronto a buttarmi giù. Anch'io quando ero in collegio studiavo economia domestica. E poi andavamo sempre in chiesa. Ma cosa c'entra la chiesa adesso? Già, lasciamo andare, vai. Ah sì, soprattutto per... Lasciali stare. Non dare soddisfazione a quelli. Goditi il tuo successo e pensa al futuro. Tu studiavi mentre lei... Mentre lei si stancava ad aspettare. E adesso cercate di non sentirvi tutti coinvolti. È un problema mio, non della famiglia Zara. Sono arrivata un po' tardi, ma ho tentato di seguirti con attenzione. Come discorso, il tuo è stato molto più sintetico del mio. Ormai non ti resta che presentarmelo. Edoardo. Benvenuto nella fossa dei leoni. Camilla, non ti ricordavo così carina. E io non mi ricordavo che eri così simpatico. Ti ha fatto bene l'Inghilterra. Con quello che ha speso mio padre. Ho apprezzato il tuo comportamento. Cos'altro potevo fare? Comunque, ti auguro di essere felice, con tutto il cuore. Lo spero. Come spero di conservare la tua amicizia. Beh. Andiamo via. Signori, la corte. Raimondo è soltanto un po' pallido, ma ha un'aria molto fiera. È questo che mi consola, anche se ho sofferto nell'accettare il fatto che non posso più trattarlo come il mio bambino. Parlavano via radio con qualcuno. Quindi lei pensa che avesse dietro una mente che l'ha organizzata?
È quello che ha detto l'imputato. E non ha pensato che potesse essere uno scherzo? Sì, forse era uno scherzo. Ma allora anche la casa saltata in aria era uno scherzo? E la lettera anonima che stavano scrivendo? Uno scherzo anche questo? Devo dire che come scherzo ci sono andati un po' troppo pesanti. Chiamo a testimoniare. Si mette male, vero? Coraggio, vedrai. Alla fine, quasi sempre, la verità viene a galla. È quel quasi che mi preoccupa. Quel giorno, insieme ai suoi amici, si trovava sulla spiaggia. Quel giorno c'era una manifestazione contro un decreto. Ma come? Suo padre è un membro del governo e lei manifesta contro di lui. Ma se vuole una risposta sincera, io non ho pensato che dimostravo contro mio padre, ma semplicemente che marinavo la scuola. Silenzio! Silenzio! Gli imputati si ergono a difensori del paesaggio. Ma pensate, cosa ne sarebbe della società se ognuno di noi volesse farsi giustizia da solo? Gesti come quelli che stiamo ora giudicando vanno valutati con estrema attenzione. Tuo fratello mi sembra preoccupato. Ma lui esce sempre fuori con la stoccata finale. Speriamo che anche questa volta sia così. Per entrambi gli imputati. Signor Presidente, il pubblico ministero ha richiesto una pena esemplare, ma io sono tormentato dal dubbio. Ho riletto di recente le perizie della scientifica e devo dire che esse sono assolutamente ridicole per la superficialità con la quale sono state redatte. Ecco, signor Presidente, questa è una perizia. In nome del popolo italiano, questa corte assolve gli imputati e ne ordina l'immediata scarcerazione. Gli anni per lei non passano mai. Devo a questi ragazzi un tuffo nel passato. Ma gli anni si sentono. Come? È finita, Zanzibar. Ed è finita bene. Siete contenti? Bravissimo. Non sono il solito leone di sempre. Raimondo, ora so che non avevo capito. E te ne chiedo scusa. Papà, verrai. A qualcosa sarà servito. Avvocato. Hai visto che facevo bene a crederti. Sei un bravo ragazzo, figlio mio. E che bisogno c'è di piangere, mamma? Mimmo. Eh beh, sì. Mimmo, hai visto, certo. È andata bene, eh? Ciao, cara.